In questo video vi mostrerò come ottenere 5 pacchetti giocatori rari in modo veloce e molto semplice. Vi basterà fare 5 partite in squad battle a modalità esperto. Bella ragazzi, bentornati dal vostro BarbaBug. Questa sera andremo a fare un obiettivo su FIFA 21 e si chiama il futuro del calcio. Noi andremo a fare questo obiettivo, ci darà un bel pacchetto giocatori rari, eccolo qui, come vedete. Sono 4 sfide facilissime, ci basterà fare 5 partite per completare la sfida. In totale sono 4 sfide e ogni sfida di queste ci darà un ulteriore pacchetto 2 giocatori oro rari. Quindi le sfide sono 4, il futuro è adesso, giovani assi, striscia di gol e visione del futuro. Queste sfide ci chiede di usare una rosa con almeno 6 giocatori under 23 tra i titolari. Dobbiamo vincere 5 partite, segnare in 4 partite diverse, segnare 8 gol usando giocatori sotto i 23 anni con almeno 6 giocatori under 23 e fornire 5 assist. Sono 4 sfide molto semplici. Ora vi mostrerò come farla in maniera molto veloce. Vi mostro anche i giocatori che ho usato io, perché alla fine trovare giocatori under 23 non è semplice. Infatti ci ho messo un po' a capire. Allora, come prima cosa andiamo a scegliere la nostra modalità squad battle. Andiamo a fare questo, 84 dovrebbe essere abbastanza semplice. Scegliamo la difficoltà esperto. Eccola qua. Ecco, io ho usato questa rosa, una serie A molto semplice. Vi mostro i giocatori nel dettaglio, così potete copiarla, così sapete i giocatori under 23 da usare. Allora, il primo è lui. È nato nel 2000, è del Parma. Il secondo, Osimhen, del Napoli. Questo non è nato nel 2000, quindi non usate, usate un esterno destro a piacere. Poi c'è lui, c'è Zaniolo, è nato nel 99. C'è Tonali, che è nato nel 2000, usate la carta normale voi. Leao, che è nato nel 99. Poi c'è Sborra, che è nato nel 99. Poi c'è Romero, che è del 98, usate la carta normale voi. Kumbulla, che è nato nel 2000. Rueg, del 98. E il portiere Bodard, del 98, che è l'unico giocatore che non è della Serie A. Bene, poi in panchina potete mettere qualsiasi altro giocatore che avete nel club. Andiamo a fare la sfida. Io vi ricordo che dovete fare almeno un gol per ogni partita con un giocatore under 23, quindi state allerta. Mi raccomando che ogni partita che andate a fare dovete fare un gol con un under 23. È l'unica cosa che dovete fare, che dovete stare attenti, insomma. Ok, abbiamo finito la partita. Abbiamo vinto 7-2 in modo abbastanza semplice. Io vi consiglio di fare un gol con un under 23 e poi magari se avete in banchina qualcuno di forte lo buttate dentro, anche se non è under 23 va bene lo stesso, e dilagate e vincete tranquillamente. Magari gli under 23 che avete sono un po' scarsini, però se avete in banchina qualche giocatore forte li buttate dentro quelli della panchina e vincete la partita. Andiamo a ritirare il premio, eccolo qua, il futuro è adesso. Ritiriamo l'ultima sfida, ritira il premio e ci darà il nostro pacchetto giocatori rari. Eccolo. In totale sono esattamente 5 pacchetti, come vedete. E io vi consiglio vivamente di fare questa sfida, perché non si sa mai, si scula. Ok, allora io andrei a aprire i pacchetti, visto che siamo qui. Vai, magari ci becchiamo qualche bandiera e non ci fa, e ci fa comodo, dai. Oppure qualche future star, vai. Ma conoscendo il gioco ci darà la cacca, infatti. Eccolo, primo tentativo a vuoto, secondo tentativo, dai, dammi una future stars. Niente,
Apriamo il terzo pacchetto. Vediamo se troviamo una bandiera. Oh, bandiera. Ci dici chi è? Un if addirittura. Attenzione, un 86. Bella, bella, bella. Un if 86, questo ci voleva. Lo useremo su qualche sfida creazione rosa. Quarto pacchetto. Vediamo se sculiamo ancora. No. Andiamo con l'ultimo pacchetto, quello più bello di tutti. Pacchetto dei giocatori rari, 12 giocatori, 12 rari. Mi raccomando di lasciare like. Vai. Avanti. Dammi sta futura stars. Eccola! Futura? No. Ma Dio, queste carte di merda. Dio porco. Oh, se c'è un 83 sotto, bestemmio. Perché non è possibile che mi non tiri fuori la bandiera perché esce sta carta di merda, Dio cane. Guarda, mi incazzo come una bestia. Bestemmio se esce un 83 sotto. Dio porco, neanche un 83 su pacchetto del genere. Madonna vacca. Bella ragazzi, io vi consiglio comunque di fare queste sfide perché come avete visto ho trovato un if, per cui è sempre bene fare queste sfide, magari sculate qualche giocatore forte. Io vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!